Serata dedicata a Pippo Barzizza, invece ieri sera al Teatro del Casinò di Sanremo, l'appuntamento con la terza edizione del premio per arrangiatore di musica leggera intitolato all'indimenticabile compositore. In lizza cinque artisti che hanno proposto una loro versione del brano di Barzizza, Sera. Vincitori ex aequo Enrico Blatti, romano, e Stefano Zavattoni di Perugia. Premio speciale alla carriera al maestro Piero Piccioni, autore di famose colonne sonore. Pippo Barzizza, nato a Genova nel 1902, è stato uno dei più grandi compositori di musica leggera dei suoi tempi. Con la sua Blue Star Fan, fu uno dei primi a portare il jazz in Italia. Poi nel 1936 divenne direttore dell'orchestra Cetra dell'allora EIAR. Lanciò Alberto Ravagliati, il trio Lescano, Gianni Di Palma, Gianni Fallabrino, Marisa Brando. Dagli anni 60 poi si dedicò all'insegnamento della musica proprio a Sanremo, dove è morto nel 1996. E a pochi chilometri dalla città dei fiori, Aquiliano vive quello che forse è il maggior collezionista di musica italiana degli anni 30-50, un appassionato di Barzizza a cui il compositore regalò un fonografo. Scopriamolo nel servizio di Renzo Cerboncini. Sono le note di Wuppertinghe, un brano composto da Pippo Barzizza nel 1937 e inciso su un 78 giri diventato rarissimo. A diffondere nell'aria questa musica sognante è il fonografo che lo stesso Barzizza regalò una decina d'anni fa a Riccardo Ricco, collezionista di Quigliano, che possiede pezzi di grandissimo valore, non solo del maestro genovese. I dischi non sono tantissimi, anche se posso dire che sono 5.000, c'è chi ne ha molti più di me, però sono molto mirati. Nella collezione Barzizza, appunto, come ripeto, ho molti pezzi unici, poi per quanto riguarda l'orchestra Angelini, ma soprattutto per quello che è il mio preferito, Natalino Otto, genovese per combinazione anche lui. I figli del grande compositore e direttore d'orchestra, Renzo e Isa, che è stata una famosa attrice e soubrette, stanno scoprendo con meraviglia quanto amore ed interesse c'è per la musica del padre, che nacque a Genova 100 anni fa e si spense a Sanremo nel 94. La memoria delle cose, delle persone, la cultura si forma proprio anche grazie a queste persone che raccolgono così attentamente ciò che i grandi, e papà è uno dei grandi sicuramente della musica cosiddetta leggera italiana, hanno lasciato. E così la musica di Pippo Barzizza continua a vivere anche senza il gracidio del fonografo.